squadra super questa. Devo sempre ripetermi. Migliora di allenamento in allenamento, domenica a domenica. A me stupisce sempre. Devo dire che sono fortunato. Sono fortunato a allenare una squadra così. Con una, oggi una partita dura, durissima, contro la candidata a vincere il campionato, andare in Serie D. Siamo andati sotto, c'è stata una disattenzione, devo essere sincero, dove mi prendo la responsabilità perché ho messo due numeri 5 a marcare, invece erano 5 e 6. Purtroppo con l'età non ci vedo neanche più senza occhiali, quindi sono messo male. Meno male che ho questa squadra che mi tiene su sotto tutti i punti di vista. Quindi mi prendo la responsabilità perché è andata a picchiare Andreini senza marcatura. Peccato, comunque la squadra si è rimessa lì, abbiamo avuto un po' di difficoltà perché questa è un'ottima squadra costruita per vincere il campionato, abbiamo avuto un po' di difficoltà ad andarli a prendere, siamo passati a giocare a 4, abbiamo fatto quasi tutto l'anno a 3, quindi sono cose che non da poco. La squadra si è rimessa bene col 4-4-2 e ha saputo giocare, ribattere sul colpo, poteva già pareggiare nel primo tempo, penso che per come è andata la partita, penso che il risultato ci sia stretto, ecco. Mister, io sottolineerei anche soprattutto la reazione dopo i gol della Settanese, soprattutto dopo l'1-0, insomma, eravate partiti benissimo, ma avete reagito benissimo, ma anche dopo, soprattutto il 2-2, nel momento in cui magari un'altra squadra sarebbe crollata. Hai sottolineato bene delle cose importanti. Qua dicevano che qua il calcio lo fanno solo certi tipi di allenatori, no? Sembra che ha inventato il calcio e noi dicevano che giocavamo solo questa, l'unica palla pericolosa è quella che gioca Carlo Porta sopra. Si vede che al campo o non ci vengono foderati. Comunque non fa niente, mancanza di rispetto non nei miei confronti che non mi interessa, tanto ne ho sentite di tutti i colori, nei confronti di questa squadra che gioca. Cerca di proporre calcio, gioca calcio, si sa adattare. Una grande squadra e un grande cuore. Quindi, come hai detto tu, poteva l'1-0 così, poteva distruggere una squadra, invece si è rimessa in partita, ha fatto la partita, ha giocato è andata al riposo leggermente demoralizzata, ma questa è una grande squadra, ripeto, e si è messa lì e ha ribaltato il risultato. Peccato per il gol del pareggio, dico, penso che la squadra oggi avrebbe ai punti, senza nulla togliere alla Fezzanese, che è una grande squadra, ben allenata, e penso che meritava di vincere. Ci si aspettava appunto questa squadra molto ben attrezzata, oggi però la maggiore impressione l'ha fatta al finale perché forse ha provato a palleggiare, quando magari veniva un po' più in difficoltà il palleggio è uscita fuori la grinta, la tenacia, la fisicità. Dove questa squadra può ancora crescere? Perché i margini di miglioramento sembrano ampi a vederla da fuori. Ma in tutte quelle situazioni che hai detto tu, qua sembrano tutti inventori del calcio oggi che si giocano in una sola maniera. La mia squadra sa interpretare, la grande forza di questa squadra è che sa interpretare tutti i momenti della partita. Quando c'è la seconda palla, quando c'è da giocare, quando c'è da allargare. Oggi è cambiato abbiamo cambiato dal 4-3-1-2, ma non sono i numeri che fanno la differenza. È la qualità dei giocatori, è la voglia di migliorarsi, la voglia di entusiasmare, questo l'hanno sempre avuto. E ti dico, stupiscono, mi stupiscono domenica dopo domenica. E sono contento per il nostro bomber che ha fatto due reti importanti, è diventato anche rigorista. E quindi, bene, è una squadra che veramente è un piacere, ecco.